Ragazzi, sto video lo dovete guardare tipo tutti, perché a parte che è epico, ma poi ovviamente vi devo comunicare, cosa che sto facendo in questo momento, che sarò presente al Romix. Voi direte grazie al cazzo. No, non era scontato perché molti me lo chiedono continuamente, quindi ve lo dico qui. Sarò al Romix venerdì, sabato e domenica, quindi il 30, l'1 e il 2. Praticamente tutto il giorno, vi saprò dire con più certezza più avanti dove sarò precisamente, vari stand, padiglioni, eccetera, ma chiaramente lo farò tramite i miei social che trovate tutti qui sotto in descrizione. Quindi mi dovete seguire in pratica. Comunque vi lascio al video. Bella regà. Per adesso chiamami se Sespo. Va benissimo. Certo, un ultimo abbraccio e il primo incontro finisce qui. Allora, diciamo che il primo episodio non è andato esattamente benissimo. Cioè, la mia eterosessualità è stata messa in discussione. Quindi speriamo, anche per il bene della scrittrice, che oggi andrà un pochino meglio. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo episodio, il secondo episodio della fanfiction su di me, e quindi possiamo proseguire con la lettura. Vi dico subito che se ci riesco il prossimo episodio ve lo porto la prossima settimana, però è anche vero che questo qui sarà un pochino più lungo rispetto al primo, che era più un'introduzione, un prologo e tutto quanto. Iniziamo subito, e quindi una persona inaspettata, o forse no. Dopo quell'incontro, Sespo e Fede non si sentirono quasi più. Mamma mia, quanto mi dispiace, guarda, sono quasi tornato etero. Fino a che non si avvicinò il giorno del famoso Romix. Indovinate un po', mi scrive lui. Io l'ho sempre detto che Sespo è frocio. Allora, lui mi chiede come sto e io rispondo che sto male. E quindi perché sto male se in realtà mi sento benissimo, sono vivo e vegeto, riesco anche a respirare, pensate che culo. Fede, dimmi tutto, sai che di me ti puoi fidare anche se non ci parliamo da tempo. Sì, lo so, ma è un argomento particolare perché io su ste cose sono molto sensibile. Questo però è vero. Quindi, praticamente mi sono appena lasciato con la mia ragazza. No. No. Cioè, no. Proprio per niente, perché mi sono lasciato un mese fa con la mia ragazza, un mese e 3 giorni, pensate. E quindi lui mi dice che mi dispiace perché comunque è meglio che cambiamo argomento, però io mi riprendo subito pensando che comunque sì, siamo ad aprile, quindi è vero, perché qui siamo ad ottobre, il Romix in realtà era quello d'aprile, quindi bordello incredibile, continuiamo. Siamo ad aprile, sai com'è? Che vuol dire sai com'è? Perché giustamente il punto interrogativo. Dai Fede, soprattutto tu lo devi sapere. Capito, il Romix. Ah, che figata! C'è sta il Romix che incontri i fan, ti fermano, ti chiedono gli autografi, le foto. O forse no. Comunque io andrò il sabato e la domenica, mi dice lui. Anch'io, in realtà io ci vado anche il venerdì. Spoiler incredibile, ci vediamo a Romix. Anch'io, ci risentiamo domani che adesso devo andare, ciao, benissimo. Arrivo il venerdì, quindi il giorno prima del sabato. Sono anche i giorni della settimana. E arriva il momento più atteso, il giorno del Romix. Guarda, sono incredibilmente fomentato io per la fanfiction, clamoroso. Io chiedo a Sespo se ci andiamo insieme. Lui mi risponde certo. È un po' complicato dato che viviamo in due zone di Roma separate, però vabbè, non fa niente. Sespo e Fede e Ale, Sespo Fede e Ale, quindi mio cugino che non è mai vero perché mio cugino mi dà sempre in buca a Romix, forse anche quest'anno, ma so dettagli, mi dice si riunirono per andare alla fiera. Appena arrivati Fede disse, proviamo ad andare da Dredd, Gabbo e gli altri. Ale rispose di no. Mortacci tua, cioè io potrò andare da chi voglio io. Perché aveva avuto una discussione su Facebook con Johnny che, beh, ovviamente mio cugino e Johnny si sentono tutti i giorni, certo, mi pare anche lecita come cosa questo. Dopo alcuni giri per i Romix, Fede se ne andò per incontrare dei suoi amici. Allora Sespo e Ale se ne andarono a mangiare qualcosa al Mac, che a Romix non c'è. Questa è la cosa bella. Fede, appena finito di stare con i suoi amici, chiamò Ale. Oi, dove siete voi? Non ci crede nessuno che mio cugino mi ha risposto al telefono. No, non ci crede nessuno, cioè, questa è una stronzata epocale. Adesso arrivo, va bene. Appena arrivato, Fede dice ad Ale e Sespo di tornare al Colosseo dove si sarebbero divisi. Cioè, quindi a Romix che cazzo ci hanno di a fare? Ma alla fine Fede e Ale non si divisero e tornarono insieme a casa Marconi. Durante la notte successe una cosa sorprendente. Sespo dichiara i suoi sentimenti per Fede. Fede, prima di andare devo dirti una cosa, io ho lacrime agli occhi in questo momento, e non, sono vere, non false, pensate, non so ancora falsificare le. Sono commosso e io infatti non ci credo perché lui mi ami, perché comunque è una cosa un po' innaturale, però vabbè, io rispondo se sei serio e perché non dovrei esserlo?
Diciamo che mi cogli altamente di sorpresa. Io ti voglio bene, è la cosa più importante. Non sono gay, ok? Ufficializziamo per favore che non sono gay. Ci tengo, grazie a tutti. Allora, torniamo noi. Buonanotte. Devo andare, ovviamente. Mi piace un altro. Quindi comunque lui testimonia di essere gay, perché comunque gli piace un altro. Arriva il secondo giorno del Romix, anche l'ultimo, perché è domenica, e quindi... Fede, Ale, dai, sveglia che dobbiamo andare. Sì, adesso arrivo, è una cosa che veramente mi dice tutte le mattine, solo che lui me lo dice alle 10 e a Luna ancora sta dormendo. Fede manda un messaggio a Sespo dicendogli di raggiungerlo a Romix. Fede e Ale arrivarono in anticipo a Romix, ed è proprio in quel momento in cui arrivarono che Fede vede una bellissima ragazza. Giustamente io che sono paraculo subito a mio cugino e dico: Ale, su, aspettami qua che io devo andare un attimo da una parte. E lui dice: ok. Fede pian piano si avvicina alla ragazza. La ragazza, appena essersi sentita toccata, in che senso, si girò e vede Fede, allora lo abbracciò. Ah, ma mi conosci? Che culo, incredibile. Sì, sono una tua fan, pazzesco, facciamoci una foto, scopiamo anche, no? No, quello dopo, per favore. Beh, eccomi qui, come ti chiami? Mi chiamo Mirella. Piacere, Federico. Sono ancora sconvolta, sono riuscita ad incontrarti. Ed è lì che io giustamente dico: vabbè, se sei di Roma non è poi così difficile. Però comunque lei mi dice: è questo il punto, sono venuta da lontano, da tanto lontano. Quindi comunque è anche una brava ragazza che è molto dedita allo youtuber. E io dico: ah, capisco, comunque torniamo di là che c'è mio cugino. Lei dice: certo. E io, tutto fiero da mio cugino, come fosse la prima volta che mi capita in vita mia, arrivo là e gli dico: Ale, lei è Mirella, una mia fan. Bellissimo. E lui, tutto serio, immagino, gli fa: piacere, Alessio. Solo che ovviamente io, che torno ad essere abbastanza paraculo, insieme a Mirella ci distacchiamo un attimo da mio cugino, perché so che mio cugino comunque è provola, e quindi faccio il provola anch'io, separatamente però. E in quel momento appunto gli chiedo il numero, così da lontano potevano, chiaramente un verbo che esiste in italiano, parlare. E Mirella ovviamente, senza battere ciglio, mi dà il suo numero, perché dice: che botta di culo. Però lei, che c'ha stile, c'ha proprio tanto stile, addirittura me lo scrive su un foglietto e me lo mette in tasca. E quindi cominciamo a parlare, lei mi dice: come va la vita? Io, beh, mi sono lasciato con la mia ragazza una settimana fa. E lei: ah, allora magari questo ti farà cambiare idea. E mentre si stavano per baciare, perché giustamente cresce l'hype, tutta, Fede sentì una voce conosciuta, era quel rompicoglioni, cosa proprio aggiunta da me in questo momento, di Sesso. Mo lo chiamo, è veramente un rompicoglioni, cioè adesso glielo dico in diretta. Il cliente chiamato non è raggiungibile. Oh, no. Poi ti devo parlare. Lui è online, sta scrivendo. Dimmi tutto. Vai. Oh, finalmente. Senti, devo dire una cosa importante. Che? Ok che siamo amici e tutto, però cioè non ti sei regolato. Come che hai fatto? Cioè, adesso è una cosa importante. Mentre io mi sto per baciare con Mirella, ti pare che mi rompi le palle? Ah, c'è la panchiccia. Sì, cazzo, sei veramente un rompicoglioni. Cioè, grazie. Che rimarchi, non me ne conosce nessuno. Cioè, ma ci mancherebbe. A parte che sei gay, che vuoi conoscere? Cioè, non c'ho parole. Cioè, gay rompicoglioni pure. I gay sapevo che stai facendo i cazzi loro in tutti i sensi. È normale, perché cioè, dopo il cielo ti presenta qualcuna buona. Cioè, perché se no così. Giusto, perché ogni ragazza comunque sogna di avere un amico gay, è normale. Vabbè. A few moments later. Quindi, dopo aver sentito il nostro eroe omosessuale, arriva allora Fede, facendo finta di niente, tornò insieme a Sespo e Mirella da Alessio, che li stava aspettando nello stand dei Mates. Quindi ovviamente, bravo Ale, perché nello stand dei Mates? Perché Alessio è veramente un fan, come idolo anima, e quindi i Mates si ricollegano qui. Ma appena arrivati a casa, Fede riceve un messaggio. This is a story. Io ragazzi, qui ho un altro capitolo, però per il momento stoppo la registrazione e direi che per il secondo episodio può bastare qui, perché intravedo e intraleggo già cose molto interessanti. Lo registro subito magari, quindi la prossima settimana appuntamento con il terzo episodio della fanfiction. Io vi mando un bacione e un abbraccione, noi ci becchiamo, vi ricordo, al Romix venerdì, sabato e domenica, sarò presente praticamente tutto il giorno. Non so ancora come saranno strutturati gli stand e cose varie, però sarò sicuramente nel padiglione dedicato a YouTube.
probabilmente anche nei pressi dello stand di Tom's Hardware, che è il mio network, però ovviamente andrò anche in giro per la fiera, quindi voi non esitate a contattarmi sui social e tutto il resto per chiedermi dove mi trovo. Ma comunque con i video ci rivediamo giovedì con le FAQ bastarde. Quindi ragazzuoli, io vi mando come detto prima, un abbraccione. Vi saluto, se non lo siete già, vi ricordo anche di iscrivervi al canale, passate qui sotto in descrizione per tutti i social e anche per il canale di Sesto, comunque si è sentito chiamato in causa. Noi ci becchiamo nei prossimi video. Bella, raga.